This is a preview file, for example use only. Bentrovati con questo nuovo appuntamento delle interviste del direttore. Oggi ci occupiamo, anzi mi occupo e intervisto molto volentieri una giovane poetessa di Pieve di Cento, Laura Guizzardi, che ci racconterà una storia molto interessante della sua vita perché oltre a essere una brava e giovane poetessa è anche la promotrice del premio L'Aquilone. Ce lo facciamo spiegare da lei. Laura Guizzardi, da Pieve di Cento, non diciamo l'età perché non va bene, anche se me l'ha confessata, poetessa, ma soprattutto fondatrice di un premio, giunto ormai alla seconda edizione, L'Aquilone. Sì. Raccontami di cosa si tratta. Allora, Aquilone ha delle radici importanti che derivano da una poesia che ho pubblicato nel mio primo libro Ricominciare nel 2017 e ho preso come soggetto mio figlio e Aquilone rappresenta l'innocenza di un fanciullo, di un ragazzo che ha la sua libertà di pensiero, di parola, di gesti e vola in questo cielo. Ovviamente c'è questo filo conduttore che è legato a una persona speciale e tutto nasce da qua. Ovviamente ho avuto anch'io nella mia vita, anche se sono giovane, fra virgolette, dei problemi e ho avuto la presenza di persone disabili che io ritengo speciali, che mi hanno aiutato e ho pensato di combaciare la poesia a un premio dato a ragazzi disabili nell'ambito della musica, dello sport, dello spettacolo, della moda. E da qui è nata l'idea del premio Aquilone. Ma è tutta tua l'idea, quindi cioè sei solo tu che organizzi questo premio oppure ti stai, come dire, contornando di... hai fondato un'associazione o qualcosa no, di questo genere? No, sono privata, nel senso lo faccio proprio solo io. Ho avuto il supporto quest'anno, l'8 giugno, quando è stata svolta la festa con il comune e la Proloco, mi hanno aiutato, si sono appoggiati a me e questo li ringrazio, il comune di Pieve di Cento e anche la Proloco di Pieve che mi ha dato proprio lo stabile dove fanno lo stand del maccherone al pettine e insieme ai miei amici che diciamo hanno le loro attività però mi hanno sostenuto e io insieme a loro io sono l'artefice e porto avanti questo premio. Come scegli i premiati? Diciamo che guardo molto il loro carattere, la loro forza di volontà, come si gestiscono nella vita quotidiana. Ma li contatti, li conosci, diciamo già, fanno parte della tua cerchia di amicizie? Allora, Gabriele, il primo ragazzo che ho premiato nel 2018, l'ho conosciuto perché lavoravo in un supermercato e è nata un'amicizia, ho visto la sua forza di volontà nell'andare avanti, perché ovviamente lui è cieco, e da lì ho detto, caspita, voglio premiarlo perché è giusto far vedere alle persone che questi ragazzi hanno questa forza di volontà di vedere oltre, di andare oltre le cose. E allora da lì sono partita la Gabriele. Il secondo anno invece ho premiato un ragazzo che lo conoscevo da quando era piccolo, appena nato, che gioca a basket. Lui è in carrozzella, però ha un carattere molto determinato, molto forte. Non si abbatte, lui vuole superare ogni barriera e anche questa forza di volontà... È un vero aquilone, insomma. Sì. Ho detto, questa forza di volontà deve farsi vedere, bisogna farla vedere. E dunque è stato premiato anche lui il secondo anno. Quindi adesso sei alla ricerca del terza candidato. Diciamo che so già chi sono e sono due, un maschio e una femmina.
uno nell'ambito della moda, la ragazza, che domani devo andare da lei per intervistarla, e il ragazzo invece nell'ambito della cultura. E dunque... Ma non svegliamo di sopra. No, niente, chiaramente. Bisogna aspettare. Anche perché dovrai prima... Sì, prima devo... contattarli e avere anche sì. il loro sì. Come dire, benestare. Benestare, sì. Certo. E vediamo il tutto. Ma dove vuoi arrivare con questo premio? Un obiettivo ce l'avrai, sai, il sogno nel cassetto, no? Diciamo che piacerebbe portarlo, che fosse un premio itinerante, che potesse andare in tutti i paesi. E adesso sei solo, fra virgolette, sei comunque nella tua città natale, sei sì, a Pieve di Cento. Sono a Pieve, però penso che i ragazzi sono nascosti e bisogna prenderli fuori dalla tana, diciamo così. E vorrei proprio portare, anche con l'aiuto, se possibile, se ci sono gli sponsor, così, poter andare anche in altri paesi e poter premiare altri ragazzi, perché sono veramente, veramente bravi. Hai già preso contatti con altre amministrazioni? No, non ancora, perché è molto difficile. Molto difficile perché bisogna entrare in una certa cerchia. Però se c'è la possibilità e qualcuno mi vuole aiutare per poter far sì che il premio Aquilone possa superare i confini di Pieve, ben venga, e sono la prima proprio a... Beh, questa è una bella occasione, intanto sì. Che attraverso il nostro giornale ti offro, noi abbiamo circa 30.000 contatti settimanali, quindi qualcuno che sta ascoltando e segue questa tua intervista, gli possiamo dare dei riferimenti, gli possiamo dare un tuo recapito telefonico, sì, oppure una mail, sì, come preferisci. Ma io do anche tutte e due, sia il numero di telefono che le mail. Posso dare... Certo. Allora, il numero di telefono è 339 35 29 186 e le mail invece è lagu02@libero.it. Però poi li vedrete comunque in sovraimpressione, come li potete vedere. Quindi il tuo obiettivo è rendere questo premio itinerante, sì, sempre rivolto comunque alla disabilità. Sì, questa è una cosa a cui tengo molto. Tengo molto perché se ne parla poco. Se ne parla poco ed è una tematica che cercano di nascondere molti. Cioè cercano proprio di dire non ci sono. Cioè la disabilità fa paura. Sì. E questa cosa invece non deve far paura. Deve essere una cosa che si può affrontare tutti insieme. Non è facile. Non è facile, però io penso che insieme, attraverso una squadra, si può arrivare ad abbattere questo muro che si è creato negli anni. Io mi auguro che attraverso questa intervista tu abbia la possibilità di creare nuovi contatti e quindi di ampliare il bacino di utenza, fra virgolette, di quello che è il tuo premio, che credo che sia veramente una cosa buona e innovativa per la nostra, per la nostra area. Ma Laura Guizzardi è anche una poetessa. Vero? Questo è un fatto abbastanza originale, perché si tende sempre a pensare ai poeti come quelli polverosi, novantenni, queste cose un po' da topi di biblioteca. Tu invece sei una persona solare, molto attiva, tant'è che da sola affronti l'avventura di questo premio. Ma come si diventa poeti? Ma ti dico la verità, è capitato molto per caso. Per caso, proprio una cosa, forse una cosa innata, un talento che... Ma quando hai cominciato a scrivere la prima poesia intanto? Prima poesia ho iniziato a scrivere alle superiori, primo anno di superiori ho iniziato a scrivere le prime poesie. E le tenevi per te o le facevi leggere? No, proprio? Per me erano quelle poesie d'amore che scrivono le ragazzine, per i ragazzetti, così. Poi quando mi sono separata ho ripreso in mano la mia penna. Ho deciso di creare un gioco, chiedevo alle persone di darmi una parola e dalla parola creavo in poco tempo una poesia. Quindi la tua musa ispiratrice sono le parole. Sono le parole.
e da una parola creavo questa poesia e ma guardavo, cioè, però da emozione. Poi dopo ho conosciuto delle persone che hanno letto le poesie e hanno detto ma perché non scrivi un libro di poesie? E da lì hai fatto il primo libro, che si chiama? Ricominciare. Quando l'hai pubblicato? Nel 2017. E da lì ho iniziato questa avventura, più che altro estrapolare dalla parola delle emozioni, anche parole a volte banali. Però ho detto, caspita, proviamo. E da lì ho iniziato questo percorso. E sei già al terzo libro, giusto? Sì, però al terzo libro diciamo che ci sono tre sezioni che ho articolato. Nel primo c'è un racconto di una storia vera di una mamma con il proprio bimbo. Nel secondo racconto c'è una problematica che esiste, ovviamente non si vede, però tra le coppie esiste, ed è la paura d'amare, è un tema abbastanza forte, e invece nella terza sezione ci sono le mie poesie, quelle che amo. Quindi è un trittico che va sotto comunque allo stesso nome? Sì, sì, ha lo stesso nome. E ho voluto un po', diciamo così, ridare una nuova spolverata alla poesia. Beh, un'idea molto bella, anche perché sei una donna giovane, quindi che tu abbia in animo comunque di trasmettere emozioni attraverso la poesia è una cosa abbastanza originale, ecco, non è di tutti i giorni, ecco, incrociare persone della tua età che si dilettano di poesia. Qual è la poesia che ti ha dato maggiore soddisfazione finora? Quella che mi piace di più in particolare è nel secondo libro Le due facce dell'amore. Questa poesia mi è nata mentre ero cassiera in un supermercato e mi arriva un ragazzo a petto nudo con un tatuaggio nel petto di questa ragazza e di questo ragazzo che si baciano. Peccato che il ragazzo ovviamente raffigurato era un teschio e la ragazza era un elfo e si baciano. E questa scena mi ha fatto rievocare la lotta dell'amore, dunque nel lato positivo e nel lato negativo. Ed è nato così Le due facce dell'amore, che è il secondo libro, e in più questa poesia che parla dell'amore eterno e chi vincerà la sfida tra il bene e il male. Guarda, io ti auguro di avere molto successo con questa tua passione che si divide tra l'associazione, quella che possiamo chiamare associazione di cui tu fai parte, cioè, e sei l'unica artefice, diciamo, l'Aquilone, e la parte poetica, diciamo. Queste due anime, credo che in un modo o nell'altro dovrai trovare una tua collocazione all'interno del panorama culturale. La cultura, io sono dell'avviso che paghi, perché amo dire, quando presento libri così e faccio conferenze, che la lettura è il pane, il cibo per la mente. Noi dobbiamo essere cibati nel corpo ma anche nella mente, perché altrimenti diventiamo degli automi freddi, glaciali, senza anima. Vero. Ed è importante sapere che ci sono persone appunto come te che portano avanti questo faticoso messaggio, perché sappiamo che non è molto semplice, è più facile vendere cioccolatini, sì, che libri di poesia. E infatti una cosa che noto molto adesso, non è facile entrare dentro il cuore delle persone, anche perché tutti noi con le problematiche che abbiamo nella vita cerchiamo di crearci una barriera di protezione. E dunque il nostro cuore ovviamente si è dovuto adeguare anche a ciò che vediamo nell'arco della giornata. Dunque, se riusciamo a entrare nella mente, nel corpo e nel cuore, ben venga. Approfittiamo per dare un appuntamento, visto che sarò anch'io protagonista di questo tuo, diciamo, della tua presentazione del tuo prossimo libro.
Quando sarà? Sarà il 7 dicembre a Pieve di Cento, alla Fucina del Buono, con il terzo libro che si intitola La forza dell'amore. Bene, penso che ci vedremo, speriamo che ci siano tanti, tanti a venirci a trovare, e sarà veramente un onore per me presentarti, intervistarti in quell'occasione. Grazie, io ringrazio Giuliano che mi ha dato la possibilità di poter parlare in Area Centese, grazie veramente di cuore, perché la semplicità e l'umiltà premia sempre. È un dovere e un piacere, dovere perché faccio informazione, è un piacere perché quando si scoprono questi talenti, ne ho scoperti veramente tanti, devo dire la verità, sono una persona fortunata in questo senso, autori, scrittori, ne ho scoperti veramente tanti, credo che siamo sulla buona strada per essere annoverata tra le mie scoperte. Grazie, grazie di cuore. This is a preview file, for example use only.